Una cosa è certa, una trasmissione così non si era mai vista. È stato un esordio folgorante quello della Domenica Bestiale di Italia 7, 4 ore e mezza di diretta in cui il calcio è stata la scusa per mettere in piedi uno show adatto a tutti, all'insegna del buon umore. Nella prima parte, ospiti di Massimiliano Mugnaini, il campione del mondo 82 Giovanni Galli, l'ex ministro della Repubblica Valdospini in studio e i collegamenti esterni con Alessandro Rialti e Leonardo Sottani. Tutto porterebbe a pensare ad un normale programma domenicale e invece la voce fuori campo di Fabrizio Manfredini e il collegamento con Gaetano Gennai hanno aggiunto imprevedibilità alla trasmissione. Gennai, inviato molto speciale di una missione impossibile, andare al derby di Serie C Pistoiese-Pisa, nel post gara in sala stampa di Impossibile c'era solo la sua domanda al tecnico arancione Paolo Indiani. Scusi, andava meglio quando andava peggio dal punto di vista di tattica oppure pensa di rimanere su questa impronta? Non capisco cosa vuole dire. Nel senso, cambierà qualcosa nel modulo, cambierà qualcosa con i ragazzi o nella mentalità? Non so che chiedili se si sente circondato. Dico, continua su questa, cioè cosa può cambiare perché si possa un po' migliorare la situazione? Se migliora, non facciamo l'errore ma quello di oggi. Ma andava meglio quando andava peggio. Io veramente, se mi facessero una domanda a me così. Seconda parte che ha visto protagonista Enzo Bucchioni, che oltre a rispondere alle telefonate del pubblico si è dovuto difendere dai tranelli della regia. Nel frattempo non pago Gennai di ritorno da Pistoia compiva la sua esilarante incursione negli studi. Terzo ed ultimo atto, l'entrata in scena di Manfredi Pontello e della sua giovane banda. La musica non cambia, è sempre l'ironia a stravolgere qualsiasi ipotesi di scaletta. Non c'è ombra di dubbio, si è trattato di una domenica bestiale, il prossimo copione è tutt'altro che scritto.